ritrovati per una nuova puntata e una nuova stagione dell'Ospedale per Amico. Cominciamo dal nuovo reparto, dall'unità operativa complessa di chirurgia vascolare. Nuova perché è nata dalla evoluzione dell'unità semplice che già esisteva soltanto un anno fa. Nuovo direttore da questo mese di settembre, il dottor Gianfranco Veraldi, buongiorno, con cui ci troviamo oggi. Che è direttore dal primo di settembre, ma è cresciuto professionalmente all'interno di questo reparto, di questa azienda. Assolutamente, io in pratica lavoro qui dentro da 27 anni e sono nato professionalmente in questo ospedale, a cui sono legato da un profondo affetto e prima ho cominciato con il professor Cordiano, che è stato il mio maestro per tanti anni. Poi negli ultimi anni ho avuto anche la fortuna di avere come mio mentore il professor Giovanni De Manzoni, persona che stimo moltissimo e che ha contribuito in maniera fondamentale alla nascita di questa unità operativa complessa. Che cosa significa, che cosa comporta la trasformazione del reparto e l'istituzione di una vera e propria unità complessa di chirurgia vascolare? Ha comportato un incremento quantitativo delle prestazioni che sono state offerte alla cittadinanza di Verona, ma inoltre c'è stata anche una modifica qualitativa delle prestazioni che sono state erogate, nel senso che in quest'ultimo anno c'è stato un incremento molto significativo dei trattamenti che sono stati eseguiti per esempio sulla aorta addominale toracica con metodiche altamente innovative rappresentate dalle metodiche endovascolari che garantiscono una più rapida ripresa clinica del paziente con una più rapida dimissione, una riduzione sostanziale delle complicanze e un azzeramento pressoché completo della mortalità di questi pazienti. I numeri infatti ci dicono che buona parte, il 15% dei vostri interventi riguarda persone che vengono da fuori regione. Assolutamente, dagli ultimi monitoraggi questa attrazione extraregionale si attesta intorno al 15%, attraiamo malati dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia e fino anche dalla Toscana e dal Trentino. Per cui siamo assolutamente soddisfatti del lavoro che stiamo facendo per rendere, ripeto, un servizio di elevatissima qualità e di eccellenza a tutta l'Italia. Che cosa fa, insomma, dottore, il chirurgo vascolare? È un po' l'idraulico che sistema un po' i tubi del corpo umano. Partiamo con la chirurgia dell'aorta, che è quella sicuramente più impegnativa e che si esegue principalmente per malattia aneurismatica, cioè per questa dilatazione che colpisce le arterie, il termine deriva dal greco aneurismos e in pratica è una malattia assolutamente silenziosa che però può condurre alla rottura del vaso stesso con un incremento drammatico della mortalità, perché in quella occasione si instaura una emorragia gravissima che porta al decesso del paziente in oltre il 75% dei casi. Quali trattamenti dunque potete mettere in campo quando si parla di chirurgia dell'aorta? Il trattamento può essere chirurgico tradizionale. Qui vedete per esempio un caso, vedete, con un coinvolgimento delle arterie renali e il successivo trattamento con una protesi retta. Il materiale che si utilizza è quello che veniva utilizzato intorno agli anni 50 per costruire i paracadute. E viene utilizzato queste maglie, in pratica questi tubi retti che vanno a sostituire, vedete, l'aorta completamente dilatata prima che questa si rompa.
Queste sono altre modalità ricostruttive, si possono ovviamente costruire delle protesi con più gambette per rivascolarizzare anche i rami che vanno, per esempio questo qui è il ramo che va all'intestino, questo è uno dei rami che va alla pelvi, quindi della persona, come in questo caso qui, per cercare ovviamente di ridurre le complicanze. Quando ovviamente si viene ad essere coinvolta anche l'aorta toracica, allora si parla di aneurismi toraco-addominali e in questo caso, vedete, la sostituzione deve essere estesa fino al torace. Si tratta di interventi estremamente complessi, estremamente difficili, che richiedono diverse ore, però nella nostra struttura vengono eseguite in maniera molto buona, con tassi di mortalità e di complicanze assolutamente molto molto bassi. In questi casi abbiamo visto degli interventi che sono stati programmati, ma può capitarvi di lavorare naturalmente anche in urgenza. Purtroppo quando si rompono ci troviamo ad intervenire anche in condizioni di urgenza. In quei casi lì ovviamente la mortalità, bisogna essere molto rapidi. Prima si arriva e si riesce a chiudere l'aorta e più possibilità ha il paziente di venirne fuori. Adesso cominceremo anche con il trattamento endovascolare, anche in urgenza, proprio per cercare di ridurre a quello che è il minimo possibile la mortalità di questi pazienti. E proprio sul trattamento endovascolare, vedete, qui abbiamo a disposizione in Borgo Trento tutti i più recenti modelli e tipi di endoprotesi con le varie braghette, in modo tale da riuscire a fare, senza aprire la pancia del paziente, quello che vi ho mostrato prima, cioè la rivascolarizzazione di diversi rami, tutto per via endovascolare. Altro tipo di chirurgia che vi trovate spesso ad effettuare è quella della carotide. La chirurgia della carotide è una chirurgia, anche questa, molto delicata e ha lo scopo di prevenire l'ictus cerebrale, cioè il colpo, lo stroke, che è una delle principali cause di morte e di invalidità permanente nel mondo occidentale. Nella stragrande maggioranza dei casi viene eseguito come procedura di prevenzione dello stroke, dell'ictus, e l'intervento che si pratica, vedete, è la tea carotidea, cioè la tromboendoarterectomia. Si pratica in sostanzialmente una pulizia della carotide che viene, vedete, ripulita al suo interno, portando via la placca carotidea, che è responsabile dell'ingorgo del sangue, della formazione di trombi che possono partire e andare al cervello. Con la stroke unit di questo ospedale noi abbiamo da anni una collaborazione che è efficientissima, per cui quando i pazienti arrivano con lo stroke, se questo riconosce una causa di origine carotidea, vengono in pratica operati di solito entro 48 ore. Com'è possibile lavorare sulla prevenzione dell'ictus? Di solito pensiamo a un evento improvviso, si arriva quando ormai è tardi. La prevenzione dell'ictus si avvale della esecuzione di alcune norme di vita che dovrebbero essere comuni a tutti, cioè l'astensione dal fumo di sigaretta, il mantenere la pressione arteriosa a valori normali, il mantenere i livelli di colesterolo che siano assolutamente il più bassi possibile, cioè a livelli tali che non vada questo colesterolo ad accumularsi su queste placche che necessariamente si formano, è un'evoluzione naturale data dall'invecchiamento dei vasi, quindi invecchiando la persona invecchia necessariamente anche il vaso. Se ci sono elevati livelli di colesterolo all'interno del sangue, questo colesterolo si accumula
e la placca da dura calcifica diventa sempre più molla, fino a che su una puntata ipertensiva può arrivare a rompersi, dando quindi un'embolizzazione a livello cerebrale con il cosiddetto appunto ictus con lo stroke. Come individuate quindi i pazienti candidabili alla chirurgia della carotide, quindi alla chirurgia preventiva dell'ictus? La indagine diagnostica di base è rappresentata dall'ecodoppler. Ecodoppler, cioè da un'ecografia che viene eseguita in tempi abbastanza rapidi anche presso la nostra struttura. Poi ci sono delle indagini di secondo livello rappresentate dalla angio-TAC e dall'angio-risonanza. Presso il nostro ospedale noi abbiamo apparecchiature di ultima generazione a 256 strati, quindi abbiamo possibilità di avere delle indagini diagnostiche di secondo livello assolutamente di elevatissima qualità. Questo grazie sempre agli investimenti fatti dalla direzione strategica e dalla radiologia di questo ospedale, che è diretta dalla dottoressa Montemezzi. Grazie dottore, ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità e poi parleremo ancora delle potenzialità della chirurgia vascolare tra poco. Bentornati, ci troviamo ancora con il dottor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Dottore, particolarmente delicato è il vostro lavoro quando vi trovate ad operare con una categoria particolare di pazienti, cioè i pazienti diabetici. Il diabete mellito purtroppo è da un punto di vista epidemiologico è la nuova emergenza degli anni 2000. C'è un incremento molto significativo del numero dei pazienti diabetici e l'altra cosa che riscontriamo, c'è un incremento anche significativo di pazienti diabetici che non sanno assolutamente di essere diabetici e che quindi arrivano purtroppo dopo anni di malattia misconosciuta con in pratica già le complicanze della malattia. Con l'andare del tempo gli elevati livelli di zuccheri nel sangue comportano un danno delle fibre nervose, soprattutto sensitive, del piede di questi pazienti, per cui perdono completamente la sensibilità, per cui sono sufficienti dei microtraumi, una scarpa per esempio un po' più stretta del solito, per creare all'inizio dei calli, dei duroni, che a lungo andare creano invece un'ulcera che si sovrainfetta, portando poi alla e soprattutto l'infezione che poi porta alla amputazione del paziente. Come intervenite dunque in questi casi per salvare gli arti dei pazienti diabetici? Da alcuni anni è anche in questo senso operativo un gruppo multidisciplinare che fa capo al professor Bonora dell'endocrinologia di questo ospedale e con cui in pratica lavoriamo in maniera assolutamente splendida e abbiamo nettamente ridotto in maniera significativa l'incidenza di amputazioni maggiori con una collaborazione multidisciplinare che vede coinvolto il chirurgo vascolare quando si tratta di fare la rivascolarizzazione con rivascolarizzazioni chirurgiche che arrivano ultradistali fino alle arterie del piede. Anche qui sono interventi di altissima chirurgia, di microchirurgia,
vai ad attaccarti su un vaso che ha un diametro di 2-3 mm nella migliore delle situazioni. Il gruppo vede anche coinvolti ovviamente i chirurghi plastici, i radiologi interventisti, perché non dimentichiamo che la prima terapia di rivascolarizzazione in questi pazienti è fondamentalmente endovascolare. E oltre quindi al problema della neuropatia c'è poi anche quello della macro e micro angiopatia, che qui vedete trattiamo in maniera endovascolare. Qui vedete c'è un'ostruzione abbastanza semplice da trattare, che viene riaperta, e qui invece siamo al di sotto del ginocchio. Vedete, qui manca completamente un vaso tibiale che poi riabita. Qui siamo all'altezza della caviglia e con metodiche endovascolari si riesce, vedete, a riaprire tutto. Altre difficoltà si incontrano nel trattamento dei pazienti già affetti da un tumore. Il chirurgo vascolare viene coinvolto anche nei pazienti affetti da una neoplasia, e questo in una duplice veste, sia quando la neoplasia invade le strutture vascolari, per cui è richiesto il chirurgo vascolare per fare una resezione, per portar via completamente il tumore e quindi fare una resezione e una ricostruzione del vaso che sia assolutamente adeguata. Sia nel caso in cui il paziente neoplastico presenti una malattia vascolare associata alla malattia neoplastica. C'è da tenere presente che è aumentata l'aspettativa di vita delle persone. In Regione Veneto si ha un'aspettativa di vita intorno agli 84 anni per le donne, 82 per gli uomini. Ovviamente aumentando l'aspettativa di vita e aumentate sono anche le indagini diagnostiche, per cui sempre più frequentemente troviamo pazienti che presentano associate le due malattie, il tumore con la malattia vascolare. E ovviamente se il tumore non è di quei tumori particolarmente aggressivi, e quindi tumori che permettono una adeguata sopravvivenza, assolutamente la malattia vascolare va trattata, perché può rappresentare un elemento che può portare a morte il paziente, che invece per la malattia neoplastica potrebbe assolutamente avere una sopravvivenza del tutto adeguata. C'è un tipo di chirurgia che ha invece un risvolto anche estetico, non solo di salute, almeno per le donne, ed è la chirurgia delle varici. È un argomento questo molto caro, soprattutto alle donne, che sono più colpite rispetto agli uomini, sia per motivi di natura ormonale, sia per il fatto che le donne rimangono incinte, quindi la gravidanza rappresenta indubbiamente un momento senz'altro di grande felicità per una donna, però momento che mette a dura prova la salute delle gambe delle donne. E si tratta di una chirurgia molto semplice, molto banale per certi versi, però che per le implicazioni di natura estetica riveste un'importanza assolutamente significativa, e che posso garantirle qui al Polo Confortini viene eseguita in maniera assolutamente eccellente. Buona parte del vostro lavoro si svolge in regime di emergenza, urgenza, quindi è fondamentale che ci sia un'organizzazione all'interno dell'ospedale che riduce i tempi, naturalmente. Assolutamente, il Polo Chirurgico Confortini per quel che riguarda l'urgenza e l'emergenza
è, a mio avviso, quanto di meglio potesse essere creato, perché c'è in pratica un percorso molto ben tracciato, molto ben stabilito per quel che riguarda l'urgenza, sia la traumatologia, sia per quel che riguarda l'urgenza grossa da un punto di vista vascolare, cioè per quel che riguarda le rotture dell'aorta. Il paziente arriva in pronto soccorso, lì immediatamente viene fatta la diagnostica, direttamente diagnostica di secondo livello, quindi esiste la TAC, esiste quella di primo livello, l'ecografia, la radiografia convenzionale e poi ovviamente quella di secondo livello, la TAC total body, e sufficientemente, dopodiché è sufficiente percorrere un corridoio per arrivare direttamente in sala operatoria. Ovviamente il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale nel salvare la vita di queste persone. E poi il fatto di lavorare tutti all'interno di questo polo comporta una integrazione multidisciplinare che viene attuata su questi pazienti con l'intervento del chirurgo vascolare, l'intervento del chirurgo generale, l'intervento dell'ortopedico, l'intervento del chirurgo plastico, per cui le varie equip si ruotano intorno al paziente per fornire ovviamente ciascuno, per quanto di propria competenza, la propria opera, però in maniera quindi da garantire risultati assolutamente di eccellenza. Grazie dottor Beraldi per queste spiegazioni, grazie anche a voi per averci seguito. L'ospedale per amico torna la settimana prossima, presto.